E adesso ci sono? Allora, buongiorno a tutti. Siamo nel nostro consueto appuntamento delle 12 con Casa La Terza. Siamo in attesa di collegarci con Maurizio Ferraris. Intanto ne approfitto per anticipare il sondaggio di oggi, che naturalmente voi già conoscete. Che lo smart working significa più lavoro o meno lavoro. So da quanto mi si dice che ci sono già dei risultati. Il 77% ritiene che ci sia, sì, che smart working significa più lavoro e soltanto il 23% meno lavoro. Approfitto sempre nell'attesa di vedere Maurizio Ferraris dell'incontro di domani con Gino Roncaglia che sarà in dialogo con Alessandro La Terza e l'8 aprile, cioè dopodomani, ci sarà Andrea Marcolongo che dialoga con Giovanni Carletti. Non so se Maurizio può apparire, altrimenti vi intrattengo con curiosità e informazioni sulla sua persona. Un momento perché stanno vedendo sul mio telefono come fare. Un momento. Ora partecipa. Dovrebbe esserci e mi sembra di capire che comincio a capire quelli che stanno in televisione. Connessione. Eccolo. Eccolo, sono qua. Mi Ciao. sentite? Mi vedete? Sì. Ok. Allora, innanzitutto si nota la prima differenza, la barba, capisco che per voi funziona, beh, io me l'avevo annunciata, adesso fa un po' impressione, forse devi andare un po' giù con il corpo, se no ti si vede soltanto il mento, però credo Così? che a questo punto ci siamo, sì, più o meno, siamo del tutto innaturali, ma Va d'altra bene. Ma se la parte barba fa schifo, posso mettermi una mascherina per è restare in. io le preferisco come sai le barbe, quindi. Va Allora, bene. ho dato qualche indicazione, ma non ho cominciato a parlare di te, di cui forse dirò, anzi, dirò senz'altro poco perché sei persona nota, certamente chi ci ascolta. Comunque, Maurizio Ferraris è ordinario di filosofia teoretica alla Facoltà di Lettere di Torino, ha scritto numerosissimi libri. Io oggi però ne ricordo due, in particolare uno perché rispetto a ciò di cui parleremo. Sono quelli che mi paiono fare uno sforzo in qualche modo comune, e cioè quello di cercare di, non dico prefigurare, perché così c'è proprio l'aria del gente che non è perché è un filosofo, però diciamo dove si cerca di capire il mondo nelle sue trasformazioni in corso, cercando anche di intuirne prima forse degli altri le caratteristiche e le conseguenze. Mi riferisco a un libro che è questo che voi vedete sempre al rovescio, che è Documentalità, perché è necessario lasciare tracce, perché in questo caso Ferraris ragiona sull'esplosione dei sistemi di registrazione di scrittura, descrivendo un tempo imprevisto in cui la scrittura è diventata la cosa che non si sarebbe mai immaginata, è diventata, diciamo così, la forma diciamo, di espressione corrente e cosa questo significa. Ma soprattutto io vorrei parlare del libro Mobilitazione Totale, che ci tengo a dire è uscito nel 2015, cioè la bellezza di 5 anni fa. E perché voglio parlare di questo? Perché ha a che vedere con quello di cui alla fine parleremo oggi, cioè dello smart working. In quel libro lì, il punto di fondo che tu mostravi subito è che i dispositivi mobili sono degli apparecchi di mobilitazione. Adesso vedremo in che senso. E questo avrà molto a che vedere con lo smart working. Però vorrei andare per gradi. Mi dovete concedere solo una cosa, perché l'atmosfera si coglie soltanto in questo caso con la modalità espressiva. Tu a un certo punto
scrivi sul tuo libro, me lo sono appuntato, la chiamata, vibrazione del telefonino, tintinnio molesto o anche solo come nel mio caso notifica di una mail, è una chiamata alle armi, poi diremo che significa nel cuore della notte o nel piano della vita civile, come nella mobilitazione totale di cui parlava Ernst Jünger negli anni 30. Ma non ci sono apparentemente delle guerre in corso, almeno alle latitudini in cui sto combattendo la mia solitaria battaglia armato di telefonino. E ho il sospetto di non essere l'unico in questa condizione. Un messaggio arriva e ci mobilita. Ci mobilita tanto più e meglio, in quanto trovandosi in un supporto mobile è un diktat che ti raggiunge dovunque, che raggiunge miliardi di esseri umani. Ora, l'ho voluto leggere perché ci cala, diciamo così, in un'atmosfera adatta, aggiungendo che questa cosa tu la scrivevi prima, naturalmente, del corona, come lo chiamo io, del coronavirus, ne parlavi descrivendo quella forma di sudditanza che noi abbiamo verso i nostri dispositivi. Allora, quando tu dici un messaggio arriva e ci mobilita, che cosa succede? Descrivilo. Succede qualcosa di inimmaginabile a fil di logica, nel senso che la ragione per cui avevo cominciato a ragionare su mobilitazione è stata proprio un'esperienza banale capitata a me come a tanti altri. Una notte, tra il venerdì e il sabato, mi sono svegliato e ho guardato il telefonino per capire che ora era. Erano le 3. E lì poteva finire la cosa, solo che ho visto che era arrivato un messaggio. Ho guardato il messaggio era di lavoro e ho cominciato a rispondere. Chi me lo fa fare? Proprio la domanda ontologica fondamentale, invece che la questione di dire che cosa c'è, perché c'è l'essere e non il nulla, eccetera, per me è stata chi me lo fa fare seriamente, cioè. Qual è l'apparato, la costituzione mia, la costituzione dell'umanità che fa sì che un messaggio che ti arriva ti dia questo impulso immediato a rispondere? Da notare che questo non era la norma un tempo perché le lettere restavano lì per un sacco di tempo, rispondevi, eccetera. Non è la stessa cosa che la lettera. È come se ci fosse un dispositivo centralizzato, cioè, ARMI, l'acronimo con cui ho definito questo oggetto, voleva dire apparati di registrazione, perché è importante la registrazione in tutto questo, e mobilitazione delle intenzionalità. Allora, perché registrazione? Questo già ci spiega un po' perché siamo costretti a rispondere. Perché l'altro sa che noi abbiamo ricevuto il messaggio, pensa a WhatsApp, c'è la cosa, l'ha ricevuto, l'ha letto, se non l'ha letto è colpevole, cioè sono tutte delle raccomandate con ricevute di ritorno immediate che ci vengono fornite e se non rispondi sarai punito, questa è più o meno l'idea, anche perché queste chiamate hanno sempre un po' un aspetto che viene dall'altro, non voglio fare dei paragoni inappropriati, però la domanda dove sei che facciamo al telefonino ricorda da vicino la domanda dove è tuo fratello che Dio rivolge a Caino, cioè c'è qualcosa che un po' funziona come una specie di imperativo categorico. Per uno dice, ma vabbè. Senta, se lei ha dei problemi si faccia curare, a me non succedono cose di questo genere, eccetera. Invece no, cose del genere succedono e come e dappertutto perché il fatto che adesso, e qui vengo sulla questione della registrazione, non solo le chiamate, ma ogni nostro tipo di interazione su tutti questi apparati, comprese delle interazioni che possono essere averci uno smartwatch al polso che misura i battiti cardiaci e i passi che fai, eccetera, 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 tutto questo entra all'interno di un grande sistema di registrazione
che, badate bene, non è il panopticon, nel senso che non è che stanno lì a guardare quello che facciamo, gliene importa molto poco. Gli importa invece registrare la mobilitazione umana, perché è la mobilitazione umana e la vita umana che nutre l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che cos'è se non una specie di vampiro buonissimo oltretutto, perché non ha i denti, non ha le cose, eccetera, fa anche delle cose utili, mentre i vampiri di solito sono degli egoisti. Questo vampiro comunque succhia la vita degli uomini, degli esseri umani, e la trasforma in procedure, algoritmi, e questo fa funzionare, fa crescere l'automazione, per esempio, il che dal mio punto di vista non è necessariamente un male, però è interessantissimo pensare questo. In fondo, adesso tantissime cose che un tempo si dovevano fare a mano, con fatica, con sforzo, eccetera, vengono fatte a macchina da degli automi, eccetera. A questo punto noi potremmo starcene con le mani in mano così. E invece non adesso ci consigliano anche di stare così per ragioni securitarie, come fanno i medici, ma di solito invece le mani le muoviamo in continuazione sopra degli schermi, sopra delle tastiere, eccetera. E questo, fra l'altro, non c'è nessuno che ci obbliga. Non ci pagano neanche, oltretutto siamo noi che paghiamo i mezzi di produzione, nel senso che i telefonini ce li siamo comprati noi, e quindi si crea qualcosa che ha a che fare molto più che con l'astuzia del capitale, questi furbacchioni che hanno capito tutto e ci dominano, noi che siamo dei cretini, che fra l'altro è anche sempre frustrante perché loro sono sempre intelligenti e noi sempre scemi, ha piuttosto a che fare con la natura umana. La natura umana che è la natura abituata a rispondere a sua mamma quando è piccolo, a questo, a quello, molto debole, molto dipendente dal mondo circostante, che ha creato una forma di vita unica, e questa forma di vita unica viene registrata, mimata, classificata e organizzata, trasformata in algoritmi e principi di funzionamento dal web. Questo Diciamo, è l'aspetto effettivamente che tu prendevi in considerazione in mobilitazione totale, cioè il lavoro, come dire, tantissimo e gratuito e fortemente produttore, diciamo, di contenuti che poi si possono rivendere, a gratis, che noi facciamo. A me quello che interessa moltissimo, oltre a questo, è il fatto, perché questo ci porta poi a discutere dello smart working, è quell'aspetto che si diceva un messaggio arriva e ci mobilita, cioè qual è la forza che ci muove? Cioè, tu parli proprio di imperativo categorico, cioè qualcosa, per rimanere al linguaggio filosofico, è quasi un imperativo categorico, cioè qual è il meccanismo che ci impedisce di dire va bene, è arrivato questo messaggio, io però ho conosciuto la donna della mia vita e sto con lei. Invece no, interrompi, magari non erano anni che lo aspettavi e ti metti a guardare il messaggio che ti è arrivato. Allora, come si concretizza, come si mette insieme questo imperativo categorico? Perché ha questa forza? ma non è Covid, ce l'ho da tanto tempo. No, veramente, da quando ho smesso di fumare 15 anni fa, quindi poi tanto non siamo in contatto diretto e quindi potete stare tutti tranquilli. Allora, questa è una cosa che fa riflettere, perché, per esempio, i soggetti che per ragioni culturali sono più ligi all'imperativo categorico, addirittura si sono inventati l'imperativo categorico, cioè i Diciamo tedeschi. cos'è l'imperativo categorico, il Allora, devi devi che devi. perché devi, cioè non devi perché in cambio ti viene dato qualcosa o perché se no ti bastoneranno, eccetera.
Puoi farlo, dunque devi farlo perché è giusto in base a un principio generale della umanità. Allora, la cosa curiosa è che quelli che sono più formati all'interno di questo orizzonte, l'imperativo categorico, cioè i tedeschi, rispondono molto meno che gli italiani, i quali gli ultimi sarebbero a essere dell'imperativo categorico. E tante volte gli italiani rischiano di ammazzarsi guidando, rispondi al telefono, eccetera. Quindi morire per un ideale, tutto sommato, è un ideale modesto quello di rispondere subito lì, però ci certi che muoiono, si sacrificano con questi Enrico Toti dell'ideale per rispondere sul telefonino, eccetera. Perché? Allora, io credo che ci sia in primo luogo un elemento di curiosità. Chi sarà? Che cosa succederà? Voglio sapere perché. Perché l'essere umano, diceva Aristotele, è un animale dotato di linguaggio, un animale sociale e quindi probabilmente se il messaggio ci arrivasse, come un conto da pagare, diceva, questo lo guardo dopo. E invece lì c'è una chiamata che ti mobilita in quel senso. Il secondo elemento è proprio il fatto che se andiamo a guardare il senso fondamentale della responsabilità, questo concetto morale così fondamentale, perché in fondo adesso non stiamo qua a far filosofia, però c'è un signore che si chiama Emmanuel Levinas che ha detto che in fondo la morale non è una cosa astratta come pensava Kant, ma è una cosa molto concreta, è il volto dell'altro. L'altro ti guarda, ti sollecita e tu ti senti chiamato a rispondere. Ecco. Mentre magari un gatto non lo fa, un gatto guarda un altro gatto, se niente da dire se ne va, è finito. Mentre noi, infatti ci sono anche dei doveri di cortesia. Se tu guardi negli occhi una persona, a questo punto devi almeno dirgli qualcosa, fare un cenno, perché se no non l'hai riconosciuto come persona, l'hai confuso con un frigorifero, sei preso per un matto, eccetera. Allora c'è questo rispondere a, e questo rispondere a è il fondamento della natura umana, nel senso che appunto rispondi a qualcuno quando sei piccolo, continui a rispondere crescendo. E questo rispondere a, all'interpellazione che ti viene dall'altro, si può nel tempo trasformare nel rispondere di, cioè io sono responsabile delle mie azioni. Ma c'è un filo continuo fra questo rispondere a, dov'è tuo fratello, e rispondere di. Sì, l'ho ammazzata, effettivamente non è bello. E questo meccanismo trova la sua forma fondamentale all'interno del meccanismo del rispondere al telefono. Di questo che è un po' come metterla alla Heidegger, c'è cioè un essere al telefono e questo essere al telefono. Tra l'altro, questa caratteristica che è la differenza rispetto al telefono fisso. Il telefono fisso era un apparato semipubblico, nel senso che non era proprio a te, come nella lettera dell'imperatore, che arrivava la chiamata, arrivava in un posto. Infatti si diceva pronto casa Ferraris oppure pronto casa Heidegger, e allora risponde, dice chi è? Dice Elfriede. Sono Anna Arendt, e allora con un broncio terribile chiama Martin e si svolge tutto così. Mentre nel caso del telefonino è un oggetto strettamente individuale, fra l'altro anche il fatto che non è mai una buona cosa in generale quando tu chiami qualcuno sul telefonino e ti risponde un altro.
diverso da questo qua, perché vuol dire che questo qua in difficoltà non può rispondere. Proprio a te, cioè diciamo, il senso Sì, di responsabilità. è il messaggio dell'imperatore di Kafka, attraverso, eccetera, 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 e arriva proprio a te, passa attraverso e finisce proprio a te e ti si rivolge proprio a te. Per cui, venendo alla questione del telelavoro, alla fine è davvero tanto più lavoro che non, appunto, regola generale, smart è sempre una fregatura. Quando tutte le volte che si dice smart questo, smart quello, smart quell'altro, è sempre, nasconde sempre una fregatura. Cioè, smart è quello che ha fatto la cosa, non sei tu che la usi. Comunque, lo smart working, nella fattispecie, unisce un insieme di elementi che sono molto importanti. Allora, primo, io, che sono un uomo del secolo scorso, radicalmente radicato nel secolo scorso, ho visto a un certo punto comparire delle pubblicità in cui si vedevano, dei tizi sulla riva di un lago canadese con dei computer in mano e facevano vedere: guarda che bello, questo qua invece di che starsi in ufficio se ne sta in riva al lago e sta lavorando. Ma cosa c'è di più bello di tutto questo, eccetera? Non ci è voluto molto per capire che poi significava che fosse a casa, che fosse nel lago, che fosse da qualunque altra parte, eccetera, avrebbe lavorato comunque perché doveva lavorare e lo potevano raggiungere, nel senso che il vecchio impiegato statale che metteva il cappotto dentro all'ufficio e poi usciva a fare la spesa, è una figura completamente non tutelata dallo smart working, perché deve rispondere in qualunque momento e anche quando sta facendo la spesa, oltretutto legittimamente, perché non è nell'orario di lavoro, è proprio nell'orario in cui finito il lavoro è andata a fare la spesa. Quindi c'è un sistema di raggiungibilità totale che prima non c'era. In fondo un tempo c'era, il tempo del lavoro e il tempo della vita. Il lavoro si faceva in certi posti, in certi giorni e in certe ore, e poi il resto c'era una cosa misteriosa e spesso anche più brutta del lavoro, ma comunque considerato l'essenza dell'essere umano, che si chiamava vita e si svolgeva fuori. Non era granché, diciamo la verità, io ricordo certe domeniche pomeriggio nella Torino operaia in cui camminavo e vedevo la coppia che spingeva il passeggino, tristissimi tutti e due, lui con la radio che ascoltava la domenica sportiva, insomma, però quella cosa lì era la vita e nessuno in quel momento avrebbe potuto dirgli: senti, quella pratica là, quella cosa, hai sentito Tizio, hai sentito Caio, questo non poteva succedere, primo. Secondo, c'è l'imperatività dello scritto, perché questo è l'elemento molto molto importante dell'elemento militare. Il militare è sempre ciò che chiede l'ordine scritto, perché l'ordine scritto è ciò che vincola. Qualunque cosa dice. Lei vuol fare la strage di Marzabotto? Ok, però mi dia l'ordine scritto. Sempre succede così. Senza ordine scritto tu non agisci perché non c'è traccia della responsabilità che ti assumi o che qualcun altro ti assume per te. E questo è il motivo per cui un apparato che quando è nato era perfetto per lo scopo per cui era congegnato, cioè il telefonino. Il telefonino che cosa aveva? Era un telefono che superava il limite, del telefono fisso, e cioè che quello che aveva il filo non te lo potevi portare dietro. Tolto il filo non ti serviva altro. E invece è evoluto rapidamente e senza che ci fosse una netta determinazione da parte delle stesse compagnie telefoniche. Quando ha messo i servizi di messaggio era soprattutto perché pensavano che servisse per
per fare delle comunicazioni di servizio, quanto credito ti resta, robe di questo genere. Non hanno pensato che poi le persone hanno preferito scrivere a parlare. Sembra un po' il prologo del Vangelo di Giovanni, e gli uomini preferirono le tenebre alla luce. E qui diciamo, e gli uomini preferirono la scrittura alla parola, che sembra il contrario di tutto quello che ci raccontano Platone, Rousseau, oppure noi stessi ci diciamo, adesso poi ci vediamo, parliamo a voce, facciamo tutte queste cose. E invece non è vero, perché si è preferita la scrittura. Si è preferita la scrittura perché la scrittura è da una parte meno coinvolgente dal punto di vista emotivo e dall'altra è più vincolante dal punto di vista normativo. Perché dice, guarda, c'ho tutta la lista delle cose, non puoi scappare, te l'avevo detto, ah non ho capito, non mi hai mai chiamato, non è vero, no, ti posso provare che è così. E anche quello che adesso, per esempio, questa nostra conversazione può avere l'aspetto della conversazione dell'orale, in realtà è scrittura. Perché? Perché viene registrata, potrà essere ripetuta indefinitamente e quindi io muoio di vergogna a pensare quando ci sarà un momento in cui pubblicheranno, o qualcuno potrebbe trovare sul web me che dico stupidaggini sul telefonino, mentre tu mi guardi con passione, con patimento, con amicale complicità. Però tutto questo è cambiato. Ricordiamoci che verba volant era una cosa normale. Allora, quello che è diventato normale adesso è, primo, verba volant non c'è più, tutto è scritto. La prima cosa che ti dicono alla radio è potrete riascoltare in streaming questo, eccetera, fino alla fine del mondo. Il secondo è che ogni atto viene registrato. Ogni atto viene registrato ed entra in un processo di calcolo e di capitalizzazione. Noi in questo momento stiamo facendo una conversazione, ma contemporaneamente stiamo istruendo delle macchine che sempre meglio sapranno simulare il linguaggio umano, sapranno capire le caratteristiche del linguaggio umano, cosa che fra l'altro va anche benissimo, Google Translate traduce molto meglio che non una volta, eccetera. Capiranno i tempi e i modi degli umani, perché gli umani come organismi hanno dei tempi e dei modi che le macchine non hanno, e quindi si crea questa specie di rapporto simbiotico tra l'anima e l'automa, dove non è vero che l'automa vuol prenderci il potere, cioè gli automi non vogliono minimamente prendere il potere, gli automi vogliono semplicemente registrare i comportamenti, le forme di vita degli esseri umani, e adesso qualunque comportamento può essere registrato, cioè se uno volesse sapere come gesticola, come muove le mani un tizio così, adesso, guarda, adesso ha tutto l'agio di sapere come gesticola e muove le mani e confrontarlo con le gesticolazioni e movimenti di mani di altri milioni di persone. Per farne che cosa? Non lo so, ma sicuramente a qualcosa servirà. Tra l'altro, non se, allora, né in paesi come l'Europa o gli Stati Uniti, non per indagini di tipo ideologico, quell'idea del capitalismo di sorveglianza. Il capitalismo non ci sorveglia qua. Perché il capitalismo vuole soltanto i nostri soldi, il che è legittimo, anche perché in cambio ci fornisce dei servizi. Se io vado su Amazon e compro un Kalashnikov, non è che il giorno dopo quelli vanno dalla polizia e dicono guarda che ho comprato il Kalashnikov, attenzione.
ti offrono bombe, pistole, eccetera, cose coerenti con le tue propensioni d'acquisto. Quindi questo è il tipo di ragionamento che viene fatto. Però il vero punto è piuttosto che questo grande accumulo genera una disparità molto forte, a quello che io chiamo plusvalore digitale, tra noi come prestatori di atti di vita, come persone che nutrono l'automa e l'automa, perché apparentemente è uno scambio equo, cioè io do a te delle informazioni gratis e tu ricevi da me gratis delle informazioni. Però le informazioni che riceve la piattaforma sono delle informazioni, intanto che non riguardano solo te, ma tantissimi altri. Quindi puoi trovare le regolarità, le profilazioni, le corrispondenze. Poi hai il calcolo, gli strumenti di calcolo che possono cavare qualcosa da questo. Noi non ne caveremmo niente. Invece, se hai un sistema, una piattaforma, ne puoi cavare, ne puoi ricavare. E oltretutto, avendoli archiviati, diventano anche denaro sonante, nel senso che poi se c'è uno che vuole diventare Presidente degli Stati Uniti, viene da te e ti dice: senti, mi faresti per piacere un calcolo lì sulle cose di Facebook, così capisco che campagna devo fare, a chi devo indirizzarmi, e in cambio ti do dei soldi. Senti Maurizio, per questo Homo mobilitatus, come lo chiami tu, no? Tu dici si passa dall'Homo faber all'Homo mobilitatus, che è quello che attualmente siamo. Perché lo smart working è una cosa che naturalmente questa situazione, diciamo, di chiusura, di prigione, come dire, si è reso necessario ed è utilizzato moltissimo. Molto probabilmente questa cosa non finirà con il momento in cui debelleremo, si spera, il virus, e questo pone naturalmente problemi diciamo di quelle che sono le conseguenze sugli esseri umani, cioè se il lavoro si dissemina, perché di questo stiamo parlando, no? Cioè, stiamo parlando del fatto che nel momento in cui io faccio il lavoro a casa, girava un video che mi ha fatto vedere una mia amica, molto divertente, che probabilmente gran parte delle persone che ci stanno seguendo l'hanno già visto, in cui uno sta a casa, a parte tutta la cosa, mi senti, ci sei, non ti vedo, eccetera, eccetera, a un certo punto comunque questo suo schermo fa vedere, come adesso questo è il caso, diciamo, quello che uno ha alle spalle, la propria casa, si vede il bambino che arriva, che chiama il padre, poi gli si piazza sul computer, cioè diventa, come dire, un'intrusione, ma se anche non è un'intrusione volontaria, comunque, diciamo così, si entra anche, diciamo, a zero intenzionalità nelle abitudini e in quelli che sono aspetti che prima erano totalmente privati di una persona. E non solo questo, diciamo, a questo soprattutto si aggiunge la disseminazione del lavoro, che entra in ogni, che sulla base di quel meccanismo che tu descrivi, che descrivevi nel libro, che hai descritto oggi, e che si riferiva semplicemente a una caratteristica del dispositivo mobile, naturalmente allargandola, visto che il telelavoro si fa con un dispositivo mobile, insomma, che sia un computer, un telefonino, un portatile, è la stessa cosa, naturalmente non si è, con questo meccanismo dell'iperresponsabilità di cui abbiamo parlato, che secondo me è un aspetto molto importante, perché è esattamente, per tutto, come dire, potrebbe essere vagamente tollerabile se non ci fosse, per questo insistivo molto sulla faccenda dell'imperativo categorico, cioè la questione dell'iperresponsabilità che genera questo tipo di intrusione o informazione nel quotidiano, perché è quello che poi rende inseparabile la vita privata dalla vita pubblica, nel senso che uno potrebbe dire sì, ma quanta gente non lavora in ufficio o in fabbrica? C'è gente che lavora a casa, chi scrive, chi fa il professore universitario. Ci sono tanti lavori che si possono svolgere a casa, ma è diverso perché fatto così, in fondo, è un lavoro che ti dà anche dei margini di libertà, e lì l'indistinzione tra il privato,
tra vita privata e vita pubblica o vita lavorativa, comunque si distingue. Poi uno può decidere che lavora la notte invece che il giorno, ma qui sono fatti suoi. Qui stiamo parlando di una cosa diversa. È come se io, mentre sto facendo qualcosa, ho qualcuno o qualcosa che costantemente si infila in mezzo a quello che sto facendo in quel momento, che non necessariamente coincide con il tipo di intuizione che io ricevo. E questo è il meccanismo diabolico. Diabolico e naturalmente, se vogliamo parlare in termini, diciamo, che lede i diritti di una persona, di un lavoratore, ma che comunque, diciamo, renda diabolica questa forma, diciamo, di prestazione d'opera, insomma. Che dici? Eh sì, dico che per risolvere questo problema, che è sentitissimo anche perché, per fare un esempio concreto, nella stanza accanto c'è mia figlia che sta facendo scuola perché appunto sono tutti online per via del virus, nella stanza dietro c'è mia moglie che sta facendo lezione all'università. Sempre per lo stesso motivo, io per fortuna invece i corsi ce li ho dopo e quindi sto allegramente, come dire, conversando con voi. Però qui, secondo me, bisogna guardare la cosa, da un punto di vista progressivo, in questo senso, che c'è un modo di dire, che niente. E certo, a questo punto noi abbiamo perso libertà individuale, quel tipo di libertà che è quello del segreto. In fondo c'erano prima delle categorie che questo non ce l'avevano, i re, le regine, le star del cinema, eccetera, adesso chi che sia è sempre sotto la vita di tutti. Gli occhi di tutti, potenzialmente sotto gli occhi di tutti. Faccio notare che molti lo vogliono essere, però questo non dimentichiamo. Una domanda, scusami, ti interrompo perché l'hai direttamente nominato. C'è la domanda di Marco, perché scorrono i messaggi, io peraltro li vedo un poco, quindi mi spiace e chiedo scusa a chi non riesco a registrare. Lui dice: la registrazione non può essere funzionale al desiderio di lasciare traccia della nostra presenza nel mondo? Oh Provo. sì, senz'altro è finalizzata a questo. In fondo, quando uno, avendo le disponibilità finanziarie, ha fatto fare una piramide in mezzo al deserto, stava precisamente facendo questo, stava dicendo non morirò in eterno, voglio restare lì per sempre. E no, non finisce qui, come dire. Quando Proust si è blindato in un appartamento pieno di suffumigi in Boulevard Haussmann a Parigi, stava facendo lo stesso mestiere. Erano attività deliberate, diciamo che ci va un bel po' di deliberazione e di deliberatezza nel mettere su una piramide. Mentre adesso postare qualcosa su Instagram, e poi ci sono tante altre cose che vengono registrate anche senza che noi lo vogliamo, lo sappiamo. Il cosiddetto 5G alla fine registrerà i nostri movimenti anche senza che noi abbiamo dei display addosso, quindi in fondo c'è questo elemento. Però ci sono, ripeto, due modi per vedere la cosa. Uno è dire stiamo andando verso il peggio, dobbiamo trovare degli spazi di tutela della privacy. Ovviamente si devono trovare, però secondo me il vero grande problema è una rivoluzione copernicana, un capovolgimento di prospettiva che dica: tutta questa raccolta della vita umana ha uno scopo molto specifico, principalmente, ed è l'automazione della produzione. Quando l'automazione, perché le macchine devono imparare a capire come vivono gli umani, e quando l'avranno capito perfettamente, saranno automatizzate. Ovviamente non vai ad automatizzare una Maradona perché tu volevi vedere che fosse un essere umano che fa Maradona, ma invece un sacco
stacco, è sempre una cosa sempre crescente di cose, saranno automatizzate. Allora, a questo punto, i lavori che per esempio in questo momento sono drammaticamente minacciati, cioè i lavori subordinati, sottopagati, quelli che adesso stanno veramente pagando un conto terribile di questa epidemia, questi qui, che cosa si fa di loro? Facciamo dei cantieri di lavoro come nel Settecento? No, si deve pensare questo. In questo momento, nel momento in cui ci sono delle categorie che sono ridotte alla fame perché vivevano giorno per giorno, in questo periodo c'è qualcuno che sta guadagnando più che in qualunque altro periodo e sono le piattaforme perché tutto avviene per web. Quindi guadagnano in utenza, in dati, in informazioni. Allora, la rivoluzione copernicana dovrebbe essere: facciamo un welfare digitale. Il welfare digitale significa tutti noi, come esseri umani, e per il solo fatto di essere umani, e le nostre azioni vengono registrate e sono utili e capitalizzabili, produciamo ricchezza per il solo fatto di vivere e non di spaccare una pietra che tanto lo fa meglio una macchina. Per il solo fatto di vivere, noi facciamo questo. A questo punto è necessario che ci sia una tassazione a livello europeo molto elevata del plusvalore, perché qui è proprio come nel caso di Marx, cioè l'operaio lavora metà per sé, metà per il padrone e non sa bene quando è che è finito per il padrone. Noi lavoriamo 24 ore gratis, anche i bambini, in qualunque momento, e la maggior parte di noi non pensa neanche di lavorare. Ma visto che produciamo valore, stiamo lavorando. Allora è importante che questo, quando ci si chiede e dove ritroviamo i soldi per i Corona Bond? Li troviamo e come? Tassando quelli che stanno guadagnando enormemente in questo momento, ma enormemente, mai più di prima, perché tutto è intermediato dal web. Dati, Come? dice. In termini di dati. In termini, sì, in termini di dati, ma anche poi, francamente, anche in termini di prestazioni dirette, come dire, noi col cavo ultrapotente ci siamo sempre qui, cioè, lo so che ci sei, infatti non ti hanno mai adoperato così tanto. E quindi chi paga il. Ah, effettivamente uno sa se effettivamente è presente o no, cioè la registrazione della propria presenza su un dispositivo la censisce, cioè non c'è, è come timbrare un cartellino, anzi Sì. di Sì, più, perché se lo timbrassi in continuazione. e poi però l'idea non dovrebbe essere quella di dire che allora a ognuno di noi ci danno un piccolo stipendio. Ci saranno dei lavori che non resteranno automatizzati e in genere sono i lavori più belli. Poi ci saranno tantissimi altri lavori che saranno automatizzati e che sono quelli più esposti adesso. Però facciamo un esempio. Stiamo soffrendo in questo momento di questa pandemia. Se questa pandemia avesse avuto luogo 50 anni fa, noi saremmo ancora più soli e con molti più morti. Se questa pandemia avrà luogo, e non penso che questo genere di fenomeni sparirà tanto presto, fra 50 anni, probabilmente coloro i quali soffrono più direttamente dal punto di vista economico perché hanno questi redditi che dipendono dal momento, così non ci saranno più, saranno sovvenzionati da un welfare digitale che li riconosce nell'unica cosa che l'essere umano non può essere surrogato, cioè il consumo. C'è una cosa in cui noi, nessuna macchina mai potrà surrogarci. E del consumo. Puoi fare una macchina per fare sushi, puoi
Puoi fare una macchina per distribuire sushi, tutto questo è intelligente, ma fare una macchina per mangiare sushi è da cretini, perché tutto il processo era per andare incontro a questo bisogno. Quindi io non sono per dire trasformiamo tutte le crisi in opportunità o cose di questo genere, ma cerchiamo di pensare che invece di descrivere questa come l'ennesima crisi del capitalismo o addirittura l'ennesimo effetto della globalizzazione. La peste del 300 arrivava dalla Cina, quindi voglio dire, non, o erano globalizzati anche allora, oppure non è la globalizzazione. Cioè, stiamo pagando delle conseguenze economiche enormi, ma queste conseguenze economiche enormi sarebbero ridotte se noi vivessimo in una società più automatizzata di quella in cui noi viviamo, non meno automatizzata. Scusami, non avevo la cosa che volevo dire, perché scusami, io non sono una professionista, evidentemente. Allora, no, volevo chiedere, siccome il tempo è finito, tra l'altro, io ho visto che ci sono un sacco nel corso della nostra conversazione, sono arrivate, apparivano delle domande che io vedevo per un nanosecondo. Mi spiace perché mi dispiace per quelle che l'hanno fatta, ma volevo chiederti, visto che lo chiediamo poi ogni volta, qual è invece per chiudere, per salutarci, un consiglio di lettura? Cioè, se dovessi dire cosa leggere in questi giorni. La storia della prima guerra mondiale di Basil Liddell-Hart era un libro molto molto ben scritto, piaceva tantissimo a Borges, Borges ha detto che era fra i suoi più bei libri, e lì abbiamo una forma triste, ma una forma di consolazione, perché lì c'era per ordine di esseri umani 10.000 persone al giorno che morivano ed era la norma. Questo io credo. L'autore, perché così lo. Sir Basil Little Heart, editore Rizzoli, mi spiace. E vabbè, questo che i libri sono, li fanno tutti molto belli. Beh, Maurizio, ti ringrazio perché è stato almeno per me illuminante rispetto a temi di cui si parla soltanto dal punto di vista dell'attualità, pure importante, ma era interessante rifletterci da un punto di vista più filosofico. Ti ringrazio e Grazie infinite a te. appuntamento per domani con Roncaglia, che parlerà di La povera acqua con Alessandro La Terza. Arrivederci a tutti. Ciao. Arrivederci, grazie, ciao.